Ciao a tutti, volevo farvi vedere questa sequenza. È una sequenza semplice che possono fare tutti. Importante che ascoltiamo sempre il nostro corpo, ascoltiamo i movimenti e ascoltiamo anche il nostro respiro. Quando facciamo questa sequenza, restiamo comunque con gli occhi aperti, così non perdiamo l'equilibrio. Allora, le gambe sono leggermente aperte, i piedi sono paralleli, l'apertura è tanto quanto il mio bacino. Iniziamo nella posizione della montagna, Tadasana. Cerco di appoggiare bene i piedi, sento come sono appoggiati sul pavimento, tutta la pianta sento ben appoggiato sul pavimento. Cerco di aprire un po' le spalle, posso anche fare qualche cerchio, inspiro su, espiro, scendo. Bene, poi restiamo in apertura, le braccia le allunghiamo in basso, come se fossero appeso due sacchi di sabbia alle mani, così tiro bene giù le braccia, stringo un po' gli addominali, ok? Così proteggo sempre bene la lombare, il mento è leggermente all'interno e allungo in alto la mia colonna vertebrale, ok? Espirando, mettiamo le mani in preghiera davanti all'addome. Inspiro, vado in su, allungo il più possibile le braccia, espirando, vado verso il lato sinistro, la mano sinistra l'appoggio sul ginocchio, la coscia dove arrivo e tiro bene verso il lato sinistro. Inspiro, torno su, espiro. Io vado verso il lato opposto, ok? Tiro bene, allungo il più possibile il braccio, non facciamo torsione. Inspiro in alto, stringo gli addominali, guardando in avanti, vado così in avanti, espiro e scendo tutto, espirando, lascio cadere giù il busto, stringo gli addominali, al prossimo inspiro. Torno su e se non ho problemi alla schiena posso andare anche indietro. Se invece ho mal di schiena resto in alto. Espiro, torno su e così via. Respiro, inspiro a lungo, espiro verso il lato sinistro, fuori tutta l'aria, fuori, 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 fuori. Inspiro, torno. Espiro verso il lato opposto, fuori tutta l'aria, inspiro in alto, stringo gli addominali, espirando, vado prima così in avanti e poi scendo, mi lascio cadere, fuori tutta l'aria, fuori, 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 inspiro con gli addomini ben stretti, torno in alto e se posso vado indietro. Sempre attenti, se ho mal di schiena non vado indietro. Ok, torno su, respiro, allungo in alto, inspiro, espiro, tiro al più possibile. Inspiro, espiro, fuori l'aria. Inspiro, stringo bene gli addominali, espiro, vado in avanti e scendo, fuori l'aria, fuori, 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 stringo gli addominali, torno su e se riesco apro il petto e torno su, respiro. Ok, l'ultimo ciclo, adesso restiamo fermi nelle posizioni, ma respiriamo, non trattengo il mio respiro. Inspiro su, espiro verso sinistro. Ok, in linea, senza torsione, respiriamo profondamente. Se riesco, respiro solo col naso, in ed espiro col naso. Bene, inspiro, torno
Torno in alto, ci allunghiamo il più possibile ed espirando andiamo verso il lato opposto. Respiro. Inspiro. In alto, allunghiamoci. Stringo gli addominali, espiro in avanti, poi scendo, lasciamoci cadere. Adesso respiro. Ok, stringo gli addominali ed inspiro, vengo in alto e solo se posso, se non ho problemi alla schiena, vado indietro. Lasciamoci cadere anche così indietro. Ok, torno su e sciolgo, lascio cadere le braccia, sciolgo un po' le spalle. Inspiro, espiro. Ok, un po' sentire come mi sento adesso. Apro le braccia, ok, come se tirasse qualcuno a destro e qualcuno a sinistro. Adesso facciamo la torsione. Espirando mi giro verso il lato destro, la mano sinistra va sulla spalla, appoggio la mano sulla spalla destra. E la mano destra invece rientra verso ombelico. Faccio una bella torsione, i piedi restano sul pavimento, guardo indietro. Inspiro, apro, espirando l'altra parte. Inspiro, espiro. Inspiro, drizzo, espiro, torsione. Inspiro, adesso statico, ok, la mano sinistra sulla spalla destra, la mano destra rientra verso ombelico, guardo dietro la spalla, lascio cadere comunque le spalle, non li tiriamo su verso orecchie, restiamo statico, respiro profondamente. Inspiro a drizzo, espiro la torsione verso l'altra parte, guardo dietro la spalla, respiro. Bene, inspiro e sciolgo. Possiamo sempre girare bene le spalle. Ok, adesso inspiriamo col naso, espiro con la bocca. È uno sfogo, perciò forte fuori l'aria. Inspiro, tiro sulle spalle, espiro, fuori. Apro anche bene le mani, ok? Inspiro, ancora. Ok, adesso uniamo le scapole. Inspiro dietro, espiro ancora in. Ok, lascio cadere le braccia. Questo è adesso è ottimo per la cervicale. Lascio cadere il mio busto verso un lato. Lascio cadere le braccia, le spalle, cerco proprio di abbandonare le braccia, le spalle. Lasciamoci cadere, sento tirare magari il collo, la spalla, va bene. Respiro. Vengo su, inspirando, espiro. Andiamo verso il lato opposto, sempre lasciar cadere. Vengo su, ok,
In avanti, lascio cadere la testa, le spalle, le braccia, facciamo una piccola gobba. Ok, non vado giù totalmente, mi lascio cadere così, braccia, spalle, testa. Bene, inspirando, riaddrizzo lentamente, braccia sempre abbandonate e giro solo il busto. E le mani, le braccia picchiano contro il proprio corpo, le braccia li lascio cadere come se fossero due fili attaccati al corpo. Bene, e lentamente poi ci fermiamo. Possiamo un po' sentire come sento, come mi sento adesso, come va? Bene, e poi mettiamo un po' l'attenzione verso il nostro respiro. Ok, sento come entra e come esce l'aria dal proprio corpo. Sento sempre la pianta dei piedi, immagino di inspirare da giù, dalla pianta dei piedi. Riempio tutto il corpo con l'aria, inspiro su ed espirando scendo e lascio andare ogni tensione giù verso pavimento. E ancora, inspiro dai piedi in su fino alla testa. Espiro fuori, lascio andare ogni tensione, lascio andare giù dai piedi tutto. Ancora. Bene. Grazie, Namaskar.